Io mi ricordo quando, dico, quando eravamo nell'ospedale vecchio, agli inizi della mia attività cardiologica, l'infartuato stava a letto immobile per un mese, prima di mettere giù i piedi dal letto, sì, proprio letteralmente. La diagnostica era lasciata molto alla semeiotica. Una volta l'esame di, cioè lo studio dei sintomi, dei segni, era uno dei segni particolari. Le diagnosi di polmonite, di pleurite, di tubercolosi, eccetera, una volta venivano fatte con le orecchie e con un cervello in mezzo, con un fonendo. Sì. Con le orecchie e con un cervello in mezzo alle orecchie, sì, dico io, e si era abituati, si era si imparava a cogliere i segni, sì. Quindi l'esame obiettivo del paziente, cioè la visita completa del paziente, richiedeva molto tempo, molta attenzione e molte capacità, perché era non tutto, però la stragrande maggioranza dei segni che dovevano illuminarti sulla diagnosi li dovevi cogliere visitando il malato più che dalla tecnica. Adesso va bene, l'astre del torace si facevano ancora, ma stiamo sul cuore. Allora avevamo praticamente solo l'elettrocardiogramma. Tutto quello che faccio ha un valore in termini di risorse, però questo l'ho sempre avuto un po' nella mia mentalità, quello di gestire, coordinare e amministrare quello che è il reparto, cioè come fosse cosa nostra. Sì. E questo lo faccio anche adesso, mi dicono le mie padrone che sono le suore, bene, perché cioè, effettivamente lì addirittura ho un privato, un proprietario molto più attento, perché sono un ordine religioso che è padrone di tutto, per cui il fatto che io abbia una sensibilità sul discorso del risparmio, dei costi, dell'ottimizzazione ottimale del personale, però questa viene non devo dire che non, cioè, è impegnativo fare oggi il responsabile di un'unità di un reparto. Se poi ci si vuole stare anche a un livello valido dal punto di vista scientifico, culturale e aggiornati, non si può fare altro. Cioè non esiste sabati né domenica, non c'è nulla. E per me, ma già anche adesso è ancora così. Ancora così. Cioè io il sabato e la domenica faccio tutto quello che faccio durante i giorni feriali, capisce? Però devo dire che il lavoro non fa ammalare, soprattutto se il lavoro viene fatto con passione, non dico con divertimento, ma con gratificazione e con entusiasmo e con desiderio, in sostanza, rendersi utile. E la vita per me è fatta così, la vita. Una vita diversa non la considero nemmeno. Io sono venuto a Crema con un progetto che era quello di potenziare la cardiologia dell'ospedale maggiore di Crema e potenziare soprattutto l'elettrofisiologia interventistica dell'ospedale maggiore di Crema, che già aveva una tradizione che era stata iniziata dal dottor Inara. Un rinnovamento completo dell'attività elettrofisiologica e aumento della complessità delle procedure interventistiche che si fanno, cioè è stato un grosso sviluppo ed è stato anche un grosso investimento da parte dell'azienda ospedaliera, nel senso che l'azienda ospedaliera ha investito facendo una nuova sala di elettrofisiologia con un'apparecchiatura angiografica di ultima generazione, con la possibilità di fare per esempio l'angiografia rotazionale, la ricostruzione tridimensionale delle camere cardiache, e poi l'azienda ospedaliera ha acquistato un nuovo sistema di registrazione dei segnali endocardici per la parte elettrofisiologica, un sistema computerizzato di ultima generazione che serve per trattare le aritmie più complesse, le immagini ottenute con l'angiografo, con la rotazionale oppure con la TAC vengono importate all'interno del computer e
noi muoviamo i cateteri, cioè i nostri fili per la parte diagnostica e per la parte della terapia delle aritmie, all'interno di queste immagini, di questa ricostruzione tridimensionale portata nel computer. Quindi questo consente di fare ablazioni molto complesse, in aritmie complesse, usando poche radiazioni, cioè poca scopia, quindi con un grosso vantaggio per il paziente e anche per il medico, e con una probabilità di successo molto elevata. È stata volontà nostra di istituire degli ambulatori specialistici, super specialistici, in modo che queste varie patologie trovassero una risposta specifica sempre costante per quella patologia. Questo non voleva dire che c'era il medico pneumologo che si interessava solo di quello, però quell'ambulatorio lo seguiva lui, e quindi le fila le tirava lui, con il contributo di tutti, ma le tirava lui. Quindi era una questione ovviamente di dare una disponibilità e una continuità decisamente specialistica alle richieste che venivano. Certamente c'è stato un impegno notevole, tengo conto che comunque la pneumologia è partita inizialmente con un primario, un aiuto e un assistente. La pneumologia è diventata poi un primario, due aiuti e sette assistenti, quindi numericamente si è potenziata sicuramente. Quasi contestualmente alla riabilitazione cardiologica, la direzione ha proposto di portarla, quindi ci siamo presi anche questo impegno di fare un reparto che dipendeva inizialmente dalla pneumologia di Crema. Successivamente si è affrancato, adesso è un'unità operativa autonoma, ma prima dipendeva per alcuni anni, è stato ingegnere. E questo voleva dire dare al paziente, alla storia del paziente, alla storia della pneumologia, dare un panorama amplissimo. Sicuramente su questa patologia il territorio cremasco, purtroppo per questa esposizione all'asbesto professionale che c'era stata, ha avuto una numerosità di casi decisamente superiore a quella alla media nazionale, come succede in tutti i centri in cui ci sono state attività professionali di questo genere. A parte il fatto che tenga conto che comunque l'amianto una volta all'asbesto c'era tutte le parti. Abbiamo respirato tutti. E forse lo stiamo ancora respirando, ma come fa? Attualmente la gestione proprio sul territorio, quindi sul paziente a domicilio, prevede la collaborazione con le cure territoriali, che sono l'unità operativa che afferisce al dipartimento riabilitativo, e quindi questo ci favorisce l'integrazione che fino a poco tempo fa non c'era. Per adesso, per esempio, è stato strutturato una gestione del paziente domiciliare, del paziente con la SLA, che quindi ha già un percorso fatto con un servizio territoriale di, quindi, valutazione a domicilio, con eventuale ricovero in pneumologia o in terapia intensiva respiratoria nel caso non si riacutizzasse, con il successivo transito in riabilitazione respiratoria oppure un monitoraggio di riabilitazione quando serve. Noi adesso abbiamo le strutture e, diciamo, le risorse per poter gestire magari in maniera proattiva, cioè andando a dare noi degli appuntamenti al paziente, facendo venire il paziente però ancora in ospedale, che sia Crema piuttosto che rivolta ad Adda, perché non abbiamo ancora risorse per poter andare a casa del paziente. Abbiamo fatto per esempio negli anni scorsi una sperimentazione in cui mandavamo il fisioterapista respiratorio in pazienti coordinati a domicilio, e questo è stato molto efficace perché faceva la stessa attività che poi può essere fatta durante un ricovero riabilitativo a domicilio del paziente. Il problema, ripeto, è quello di poter fare, di poter avere le risorse per farlo, perché se ci si chiede con lo stesso personale di fare attività ospedaliera, attività domiciliare del paziente, siamo in difficoltà. E lei dice che questa riforma, la nuova riforma con le SST, quindi l'unione praticamente del sanitario con il sociale, può servire, può migliorare le cose in questo senso? Può migliorarlo dal punto di vista teorico, sì, poi ripeto, bisognerà però metterci delle risorse, perché altrimenti a livello volontaristico si fa tanto, ma non è possibile far tutto. Certo. Rispetto all'inizio, eravamo nella fase in cui c'era la suora che con il limetto faceva le punte agli aghi. Faceva la punta agli aghi? Ah!
per dire che eravamo a questi livelli non... e siamo arrivati poi ad avere usare tre aghi per fare una puntura, che uno serviva a tirare su il farmaco, uno a iniettare la prima fetta di farmaco e poi il definitivo. È un bel esempio di passaggio questo. Sì. Sì. No, cioè andando indietro si vede di come sono stati fatti tanti passi e tante azioni che tiravano fondamentalmente a dare sempre più sicurezza ai pazienti. Perché tutto questo giocare con gli aghi era il primo rispetto per il malato. Certo. Cioè ti uso una cosa che non è mai stata usata, adesso la uso con te, sarà solo con te. Certo. Non andranno a intaccare. Dopo noi diciamo infettare la gente perché viene tutto cambiato a seconda di ogni persona che non usa appunto. Questo è il concetto di sicurezza. Il soggetto in emodialisi è un soggetto che ha molte complicanze, come dicevo, cioè ha molte malattie. E di conseguenza il nefrologo è chiamato in prima battuta a confrontarsi con questi disturbi collaterali e quindi ad esercitarsi sulle problematiche di tipo ematologico, ortopedico, cardiologico soprattutto, neurologico, ematologico, internistico, oncologico, quando sono questi problemi, proprio perché il nefrologo deve rispondere ad una persona che ha davanti e non può certamente solo guardarlo con l'ottica della sua fessura, diciamo così, specialistica. C'è anche il nostro intervento in unità coronarica, perché anche in unità coronarica, dove un paziente infartuato o con delle aritmie molto severe, ma comunque per lo più infartuato, presenta anche come complicanza una insufficienza renale acuta oppure è già un paziente che ha problemi renali, noi possiamo fare dialisi in unità coronarica, quindi in un'altra terapia, in un altro settore intensivo, dove quindi questo elemento terapeutico come è la dialisi dà un supporto vitale per il paziente, è logico. Si è potuto fare grazie, secondo me, all'impegno degli operatori. Io sono un grande sostenitore del sistema sanitario pubblico.